Bella vecchi drammi, bentornati qui, siamo i Crew Kids. Siamo partiti con loro. No, più che altro abbiamo rotto timpani a go-go. Siamo noi oggi con un nuovo episodio di In Segreto. E speriamo di trovare i segreti migliori rispetto a quello dell'altro video, perché quelli dell'altro video hanno fatto un po' rate. Quindi, dici? Donna di 14 anni, sono talmente ossessionata da Harry Potter che l'estate, appena passata col taglierino, mi sono fatto una saetta e ce l'ho ancora. Lo stesso con Shadowhunters, mi prendono per malata, ma sono un fangirl e farò fiera. No, cioè, ti prendono per malata. Sei malata. La ginecologa mi aveva detto. Mi aveva detto che non avrei potuto fare figli. Che era sta cosa, scusa. Vabbè, perché hai visto il film dei Piraccioni. Che non avrei potuto avere figli. Ora sono incinta e il mio ragazzo si è incazzato con me perché credeva che gli avessi raccontato una balla. Mio padre non lo sa, ma gli rubo di continuo sigarette e lui si arrabbia sempre con mia madre. Anche mio padre, solo che lo sa che so io. Quando avevo circa 7 anni ho visto un uomo che stava picchiando un cane. Allora rubai al giardiniere del parco una panca e la diedi in testa all'uomo. Trauma cranico, morite stronzi che picchiate animali. E tu dovresti andare in carcere perché hai ucciso una persona. Che cazzo vuol dire? Un giorno avevo dei vecchi petardi, ho deciso di tirarne uno nel giardino di casa mia. Appena l'ho lanciato, il mio gatto è spuntato dalla siepe in cui si era nascosto e è andato ad annusarlo incuriosito. Gli è esploso a 10 cm e è scomparso per 3 giorni. Ancora si chiedono cosa gli fosse successo. Sono un ragazzo normalissimo con tanti altri. Come tanti altri, no? Giustamente, infatti dicevo, non c'ha senso. No, hai capito. Come tanti altri, vita normale, amici, famiglia. Ma ogni tanto di notte vado a trovare a casa un uomo di 60 anni. Mi vesto donna e mi faccio io. E dal suo enorme attrezzo. Va bene, vabbè, c'è gente si arte pure così. Faccio il tatuatore. Giorni fa un cliente mi ha chiesto un tatuaggio color carne perché i genitori non lo potessero scoprire. Gli ho spillato un sacco di soldi per fingere di tatuarlo per oltre 2 euro. Aspetta, ma ti piace il tatuaggio mio? No, è figo, figo. Figo, eh? Sì, cioè, qua, perché... questo particolare qua? No, ma poi è rappresentativo, cioè si vede proprio che è una cosa fatta col cuore, vedi? Capito? Sì, perché sai, non volevo proprio far che si vedesse. Capito? È più, quindi... una cosa mia, sì, cioè che la sento che io. Che sai che c'è sta. Esatto. Comunque, non la devono vedere, sì, altri, ma sai che c'è, esatto, sta. Io per esempio me ne volevo fare uno dentro la cappella. No, ma io pure il buco del culo, così potrei allargare. Tanto nessuno lo vede, però io so che c'è. Io me lo fa tipo, non lo so. Tanto è una cosa mia. Tipo una bocca aperta nel buco del culo, così allargano. C'è pure effetto ottico. Mi diverte a giocare con i giochi online per fare citare chi mi scrive nelle chat anonime. Abbo! Gioco in prima divisione. Domenica vera un incerto gol in vera un incerto gol. Ma in prima divisione di cosa? Serie A praticamente dovrebbe essere. Sì, questo gioca in serie, vabbè. Ma più che altro non esiste un calciatore che scrive domenica vera un incerto gol in fuorigioco. Ma che è Dante, oh? Cioè... gioca a Fiorentina questo. Vabbè, capito. L'arbitro indeciso ha preso una monetina dicendo che se usciva croce da gol, se usciva destra fuori gioco. Sì, soprattutto in prima divisione succedono. Sì, è una storia vera, ma vattela. Forse intende la prima categoria. Sì, può essere. Mia madre ha un cesto con della frutta di porcellana. Io mi masturbo con uno di quei frutti di porcellana, poi li metto a posto sul tavolo. Va bene. Ok. Questa sera ho trovato un ragno in camera. Ero da sola in casa e non potevo chiedere aiuto a nessuno perché si chiede da sola. Cioè... essendo aracnofobia, ho gridato e sono scappata in cucina, ma poi sono rientrata e ho ucciso il ragno. E poi per paura, per lavoro accumulato durante quei pochi minuti, ho pianto più di quando morì mio nonno. Questo segreto, questo per un ragno. In realtà era una formica. La persona che mi fa eccedere di più è il mio figliastro di 14 anni. Quando mio marito è fuori e rimaniamo soli, cerco sempre di sottometterlo e farlo diventare il mio schiavetto. L'altro giorno, mentre ero al centro commerciale, mi sono fermato all'uscita perché era suonata l'allarme e hanno cominciato a perquisirmi la borsa. È inutile dire che in fondo alla borsa hanno trovato il mio dito da 25 centimetri. Immaginate la faccia della guardia che mi ha controllata. Ma cosa? Non è come sembra. No, giuro, non è, me l'hanno messo nella borsa. Sì, ecco perché è suonato l'allarme. Sì, certo. Hanno rubato questo dildo. Quando stavo con la mia ex, dopo essere uscita da camera sua, vidi sua mamma inginocchiata che stava facendo un blowjob a un tizio. E il bello che io non me ne ero accorto finché non me lo disse la mia ex. Allora salutai con un buon divertimento. Cose normali nella propria famiglia, capito? Cioè, vabbè, ma la ex poi io dice pure: oh, ma te sei accorto in mezzo sta a fare un pompino a uno? Cioè, ma io non so, mi pare fa la troia, cioè. Oh, e dai, vai a dire qualcosa, no? Dai, faccio pure te. Al mare conto sempre le dita dei piedi di tutti per controllare. Che cazzo di che ogni tanto ne troverà uno con quattro, dai. Un paio di settimane fa mio padre andò a parlare con la prof italiano perché non studiavo mai. Fece una verifica dove non scrissi quasi niente e prese lo stesso 9. Papà.
Una mia amica si sentiva di un ragazzo che mi piaceva, si mandavano foto provocanti e messaggi espliciti. Lei però è fidanzata a un ragazzo da 5 anni e lui non sospettava nulla, così ci ho pensato io. Ho fatto degli screen dal suo cellulare con la scusa di ascoltare la musica e li ho mandati a lui tramite una mail creata e poi cancellata. La diabolicità proprio. Questo perché si doveva scopare il ragazzo. A scuola, durante l'ora di educazione fisica, un mio amico, per scherzo, mi tirò giù i pantaloni davanti a tutti. Quando lo fece, mi abbassò anche le mutande. Ora ho delle ragazze che mi vengono dietro avendo visto il mio uccello, ma non sanno che sono vergine e se dovessi farlo durerei 3 minuti. Ciao. Ciao. Ah, vabbè. Sto molto spesso su YouTube, un paio d'ore e non di più. E sotto ogni video cerco di tenere o mi piace o non mi piace multipli di 5. Ormai è un'ossessione e non importa se il video è bello o no, deve essere preciso. Poi abbiamo capito perché ultimamente sono abbassati i like, perché c'è sta gente così. Ah, perché capito, se non è preciso non... Allora, cercate di lasciare i like in modo che siano multipli di 5 in questo video. Vediamo se ci riusciamo, per il nostro amico, facciamolo per lui. Dai. Tu ogni tanto dico a me di lasciarmi casa libera per un pomeriggio che viene una mia amica a casa. La verità è che uso quel tempo per spaccarmi di canne. Basta. L'altro ieri sera io e un mio amico stavamo tornando a casa da una festa ubriachi e strafatti. Fatto sta che ci fermiamo. Fatto sta che ci fermano i carabinieri mentre avevano un irrefrenabile senso di vomito. Morale, gli ho vomitato sugli stivali e siamo scappati. Oh, questa è la guardia infame. Io alzo il coro, eh. Io alzo il coro. Oh, gli fa la prevedenza. Fa la prevedenza. Lo vogliamo fare. Facchio biccio, facchio de polizia, mio padre sa biccio. Adoro le tette come tutti d'altronde. Questo l'ha scritto lui. Però a me le ragazze col seno piccolo mi danno l'impressione di ragazze timide, quindi mi eccitano di più. Questo è molto strano. Sì, è molto contorto. Ho scaricato l'applicazione di Yahoo in giapponese solo per unirlo alla G di Google e la A di Ask e formare la parola gay nella scheda iniziale del mio cellulare. Così se muoio la gente saprà che sono lesbica. Non ho ancora fatto coming out. Cioè, porco. Oddio mio, che mente malata! Ma con la CIA secondo me ci arriverebbe che tu sei gay. No, cioè. Infatti. Seconda, terza media io e un'altra facevamo le seghe ai nostri compagni degli spogliatoi dopo ginnastica. Non sapevamo nemmeno cosa stessimo facendo all'epoca, neanche li facevamo venire. Che cretini, mi vergogno da morire se ci ripenso. Loro no. Pensa che loro mostrano la differenza. Mamma, ti ricordi quelle, le gaffe? Ma che cuore! No, c'è un certo. Ma prima potenza, Lollo. Mi alzo il coro. Mi sbatto il cazzo in faccia. Mi faccio la tocca. Non so l'alfabeto. Ogni volta che cerco qualcosa di inserire la parola insieme con la V, devo partire da là perché non so dove si trova. L'età è giusta. Quindi, cioè, non sapendo dove. Non sa. Ah, pensa capito. Magari che sta al secondo posto. Cioè, quindi se fa ogni parte le scorre tutto. Ma scusa, ma sai che palle. Secondo me. Quando ero più piccola, provai ad eccitarmi strizzandomi le dette. Ma sui disegni delle mie dita ancora ci sono quei segni e quando qualcuno mi chiede cosa sono gli rispondo che è colpa dei disegni troppo stretti, mi vergogno troppo. Che vuol dire? Ma quante gente fa vedere le tette se tutti gli dice che cosa sono quei segni? Ma infatti sì. Forse stanno sopra, cioè, sei prese qua, ti immagini. Mi accedo così. Che cazzo vuol dire? Vabbè, comunque ragazzi, questo qui era l'ultimo segreto di oggi. E niente. No, ho fatto dagli acquisti. Il mio segreto è che tengo di più al mio cane che ai miei amici. Almeno lui non mi tradisce mai, non prova a scoparsi la mia ragazza. Beh, tu che cazzo ne sai? Per quando vedi che si avvicina la gambetta, bello. Capito? Se sa mai. Comunque ragazzi, questo era l'ultimo episodio. Cioè, no, è l'ultimo episodio dell'anno. È l'ultimo, esatto. Possibile, no? No, forse ce ne saranno altri due. O uno. Che fai a Capodanno, regà? No, niente. Quindi, se volete fare Capodanno con noi, esatto. Scrivete un'email a info@capodanno.com. Se siete fighe, possiamo anche pensarci. Veramente. Seriamente. Dicendo seriamente. No, vabbè, a parte scherzi, dai. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciamo 5.000 like. Ci becchiamo come sempre. Prossimo video in segreto. Da Grass è tutto. Bella. Ciao.